Ragazze, eccomi finalmente con un nuovo video. Era già una settimana che non ne facevo uno, lo so, perdonatemi. Però, francamente, vi dico la verità: con questo caldo, cioè, mi faceva veramente una grande fatica truccarmi e non ho fatto trucchi particolari perché veramente, cioè, ci si scioglie come neve al sole. Qui ci sono 30 gradi, io non so da voi, ma qui veramente si boccheggia, come si dice a Pisa. Di conseguenza non ho fatto trucchi particolari, ho sempre cercato di fare il look piuttosto naturale, non ho fatto grandi cose per cui, perché questo caldo, cioè, ti fa fatica anche uscire di casa, sicché veramente cose molto leggere, pochi prodotti e niente di particolare. E poi anche per un altro motivo non ho fatto video questa settimana, perché mi sono concentrata sul testare il Clarisonic. Come sapete dal video precedente, l'ho acquistato una settimana fa, approfittando degli sconti di Sephora. Io avevo il 20% di sconto e ne ho approfittato appunto per comprare questo attrezzo che io francamente volevo da tanto tempo, però ho sempre cercato di documentarmi prima. Non sono una che parte e va a comprare un prodotto, ma prima mi voglio documentare, vedere un pochino chi l'ha acquistato, cosa ne pensa, se effettivamente è efficace. Poi dopo varie ricerche, insomma, mi sono detta, beh, ora mai più, ho anche lo sconto, quindi. Allora, per tutte le cose tecniche, eccetera, eccetera, ragazze, vi rimando al video che ho fatto perché è inutile che mi dilunghi. Voglio concentrarmi proprio sulla recensione. Io l'ho provato una settimana, quindi vi posso dire già quantomeno come mi sono trovata. Allora, io ho acquistato il Clarisonic, come vedete nella colorazione peonia, e aveva questa spazzolina qui, che è quella per pelli, se non sbaglio, molto sensibili, comunque quella in dotazione base. Poi avevo acquistato anche a parte la Radiance, perché avevo letto che quella lì che era in dotazione nel Clarisonic, era un po' aggressiva e per delle pelli sensibili non era proprio il massimo. Sicché io ho comprato, visto che avevo lo sconto a maggior ragione, dice, ho comprato subito l'altra testina, che è questa qui, la Radiance, quella nuova, in modo tale che, insomma, avere eventualmente un'alternativa. Io in dotazione ho trovato questo gel qui, il Refreshing Gel Cleaner, che è un gel a tutti gli effetti, nel senso è trasparente e fa schiuma. Il ragazzo di Sephora, uno dei commessi che mi ha seguito, mi ha dato in regalo questo qui, che è quello proprio per il Gentle Hydro Cleanser, che è per le pelli sensibili, sensitive skin. Ed infatti non fa schiuma e è piuttosto cremoso. Così, per farvi vedere, piuttosto cremoso e non fa schiuma questo. Allora, io il primo step che ho fatto è tenerlo in carica 24 ore, come richiedeva come c'era scritto, diciamo, sul foglietto illustrativo del Clarisonic. Quindi ho dato la carica di 24 ore. E poi cosa ho fatto? Ho cercato di testare entrambe le testine. All'inizio avevo detto, beh, quella in dotazione la do a mia madre e io utilizzo questa perché sicuramente questa sarà adatta per me. Allora, devo dire la verità, questa testina non è così aggressiva come dicono. Allora, innanzitutto ci sono due velocità. Allora, qui come vedete è il tasto on-off, si illumina poi questo ovale qui intorno, e questo serve per programmare le due velocità, cioè la velocità media e la velocità base. Io lo tengo a quella, cioè tipo, cioè due velocità, una più bassa, diciamo, una più alta. Io lo tengo quella, diciamo, normale, quella più alta, ecco, che però non vi aspettate che sia così aggressiva assolutamente. Io ho provato entrambe le testine. Allora, questa testina qui praticamente è per tutti i tipi di pelle, però è veramente morbida. È veramente morbida e io la utilizzo. Mi pulisce, però per una pulizia un pochino più profonda, per quanto non aggressiva per niente, io utilizzo questa qui e la utilizzo la sera. Perché? Perché con il fatto che tutto il giorno, bene o male, si è truccate. Oppure anche se non si è truccate, comunque mettiamo, usciamo, diamo le creme normalmente di routine quotidiana, usciamo, quindi lo smog, la polvere eccetera che si deposita, io la sera ho bisogno di più, diciamo, di più pulizia, ecco, di una maggiore pulizia un pochino più profonda rispetto alla mattina che comunque parto già da una pelle pulita, perché nella notte non è che ci sporchiamo più di tanto. Quindi io faccio così, utilizzo la sera quando mi strucco questa spazzola qui.
mentre la mattina utilizzo la Radiance, che è molto morbida, quindi mi fa questo effetto di pulizia ma delicata, è proprio una coccola mattutina. Cioè, io questa qui proprio è veramente morbidissima, che quindi magari mi pulisce dalle creme che ho applicato la notte, anche dal comunque sudiamo soprattutto in questa stagione, però non è per niente aggressiva e la utilizzo con la sua, diciamo, crema sua. Comunque per pelli sensibili utilizzo questa perché non ho necessità di questa proprio pulizia eccessiva, mentre la sera utilizzo questa combo qui, cioè questa spazzola con questo gel qui. Quando li terminerò questi gel, prenderò sicuramente un detergente che fa schiuma perché mi piace di più rispetto a quelli che non fanno schiuma. E io come lo utilizzo? Allora, c'è chi dice di bagnarsi il viso, mettere poi il prodotto con la spazzolina asciutta nel centro e poi andare a lavorare, oppure chi come me, nel senso invece, cosa fa? Bagna la spazzola, io la bagno sotto l'acqua con un po' di acqua calda, tiepida, insomma, non caldissima, tiepida. Carico, metto un po' di prodotto nel centro della spazzola qui e vado a lavorare. Lo preferisco. Poi un'altra cosa, queste spazzole qui, come sapete, anzitutto fanno il click, meglio quando le togliete le spazzole utilizzare l'apposito coperchio, girate in senso antiorario e potete anche utilizzare soltanto, perché tutte le spazzole lo fanno, soltanto la parte centrale. Perché? Perché poi alla fine è questa qui quella che gira, questa rimane fissa. Potete utilizzare questa soprattutto per le parti più piccole dove dovete andare di precisione e l'applicate lo stesso così e la utilizzate in queste zone, soprattutto negli angoli del naso, qui nel mezzo e è molto più comoda. Io lo faccio nel senso perché soprattutto quando magari devo pulire per bene queste zone qui, anche per i punti neri, preferisco togliere. E poi un'altra cosa c'è da dire che niente, per quanto riguarda il pulire le spazzole, allora, diciamo che io quando l'ho utilizzata, quando utilizzo la spazzola, la pulisco subito, nel senso che vado, utilizzo la spazzola, aspettate che la sistemo per bene. Quando l'ho utilizzata, quindi l'ho inserita, la vado poi a risciacquare col prodotto che comunque sia c'è sempre, perché anche quando vi siete andati a detergere il viso, però un pochino di prodotto ci rimane. Quindi io con l'acqua calda o tolgo la spazzola, la tolgo e la lavo tranquillamente col prodotto rimasto, oppure anche lasciandola sull'apposito, cioè sul Clarisonic, perché comunque è impermeabile, quindi la potete utilizzare tranquillamente anche sotto la doccia. Vado a detergere. Comunque poi io la svito, una volta io ho utilizzata, la svito la spazzola e lascio asciugare anche l'interno del Clarisonic. Io lo asciugo anche un pochino, è una mia problematica. Io ho paura di tutto, che prenda magari che rimanga un po' di muffa, che magari prenda la muffa perché comunque sia rimane umido, quindi io lo apro in modo tale che asciughi anche l'interno. Poi anche quando la spazzola è asciutta vado a riposizionarla e la chiudo. Molti tengono anche il tappo sopra, nel senso subito per proteggerla appena utilizzata. Io lo evito perché? Perché ho notato che con il tappo, anche se è forato e quindi l'aria la prende, non si asciuga. Cioè, impiega tantissimo. A me lasciarlo umido per tanto tempo non mi piace perché ho paura appunto che l'umidità sciupi un pochino, ci rimanga, ristagni e si creino dei batteri. Quindi io comunque lo tengo senza tappino, almeno che, cioè, fino al momento in cui poi lo sento che è asciutto. Allora, a quel punto lo vado a chiudere, tanto lo tengo riposto in un posto dove non mi prende polvere né niente, quindi tempo qualche ora si asciuga e lo vado a chiudere fino alla sera o alla mattina dopo che non lo utilizzo. Detto questo, un'altra cosa, io lo utilizzo, cioè una volta che io mi sono struccata, nel senso c'è chi strucca gli occhi, poi va lì col Clarisonic a togliere il trucco col, de cioè, col
col Clarisonic, niente, per me assolutamente. A parte il fatto che mi dà l'idea, cioè non mi piace vedere la spazzola sporca, quindi l'idea comunque di vederla piena di fondotinta non mi piace per niente. E poi perché comunque a me l'idea anche lì di portare il fondotinta in giro mentre mi sembra di non detergere, di non struccare niente assolutamente, quindi io prima vado a rimuovere completamente il trucco e poi vado a detergermi, invece di utilizzare le mani utilizzo il Clarisonic, però una volta che ho rimosso totalmente il make-up, cioè non lo vado a togliere con questo qui. Quindi questo è quello, diciamo, che faccio io. Quindi io sono arrivata a questa conclusione. Siccome io non ritengo che questa sia aggressiva, questa spazzola qui incorporata sia aggressiva, io la utilizzo appunto la sera. La mattina invece utilizzo la Radiance perché comunque, appunto, essendo più morbida, non ho bisogno di andare lì a stressare più di tanto la mia pelle, perché comunque la mattina è pulita, perché ci siamo comunque sistemati il viso la sera, quindi ce lo siamo ben pulito, deterzo alla perfezione, quindi la mattina va bene tranquillamente anche per me una spazzolina del genere. Calcolate che ho una pelle super sensibile, quindi utilizzo le creme della Laven, ora ce l'ho là, la Tolerance Extreme per dire, quindi io sono una persona che comunque si ha bisogno, ha una pelle mista proprio tendente al secco che al grasso, però molto molto delicata, quindi a me vanno benissimo, non hanno creato nessun problema e nemmeno hanno creato quei problemi che creano a tante persone questi dispositivi, cioè di tirarmi fuori i brufoli. Tante ragazze, infatti è quello che mi ha un po' insospettito prima, cioè di decidermi a comprarlo, perché avevo molta paura su questo, siccome voi lo sapete già dai video precedenti in cui lo spiegavo, ho sofferto di acne per tanti anni. E di conseguenza molte ragazze dicevano che il Clarisonic, comunque, soprattutto i primi tempi, tirava fuori un po', tirando fuori le impurità, tirava fuori anche i brufoli. Ecco, questa cosa a me cioè, mi mise una paura assurda, perché dico, vai, se mi compro un dispositivo del genere e mi tirano fuori i brufoli, mi maledirò a vita. Però la maggior parte delle ragazze comunque ne parlava super bene, diceva che comunque sia la pelle risultava molto più pulita e questo problema non glielo creava. Sì che mi sono detta, vabbè, proviamo, nel caso, vabbè. Sarà stato un acquisto fatto male, e vabbè, amen. Però devo dire la verità, a me non ha tirato fuori nessun brufolo. E vi dico, la pelle risulta veramente più luminosa e pulita. Qui dice che pulisce 6 volte di più della normalità, di come siamo abituati a detergere il nostro viso, quindi con le mani, sciacquando il viso con le mani. Devo dire che la mia pelle è veramente molto più luminosa. Io lì per lì, cioè non è che non ci credevo, però dicevo, beh, sì, oddio, che cambi totalmente come mi dicono. Anche ragazze di Sephora me lo dicevano, cioè noi si utilizza tutti e soprattutto la nostra pelle risulta cambiata da così a così. E dicevo, ma oddio, me lo diranno tanto per dire o sarà la verità? Cioè, volevo esserne, cioè, ecco perché ho aspettato tutti questi giorni, perché volevo essere sicura di potervi dire la verità o comunque sia quello che penso io. Quindi testarlo veramente, io sono poi per le cose sincere, cioè non mi piace né gonfiare i discorsi né dire una cosa per un'altra o per far contento uno piuttosto che un altro, assolutamente, io dico quella che è la mia esperienza e realmente cosa io faccio, quello che compro, come mi ci trovo nel bene e nel male. E devo dire la verità, ha un costo sicuramente non molto economico e questo è sicuro, infatti io l'ho comprato con lo sconto proprio per questo, per ammortizzare un pochino la cifra. Però devo dire che è stra utile. Se avete modo o di farvelo regalare per un'occasione, come è stato per me, perché io me lo sono fatto regalare per il compleanno, che è in settimana, questa, se avete un'occasione fatevelo regalare, perché è veramente un prodotto che cambia la vostra pelle. Cioè, sì, la grana della pelle risulta molto più affinata. La notate con decisamente meno impurità, più luminosa, più radiosa. Almeno è quella che è stata la mia esperienza veramente in questa settimana. Io per un'altra settimana farò lo stesso, nel senso farò sempre la combo questo con il gel detergente suo, questa la mattina, no? Questa la sera, per altre 2 settimane, quindi 2 volte al giorno lo utilizzerò. Poi vedo dopo 15 giorni, perché ho comunque fatto una depurazione completa della mia pelle. Penso che forse la farò soltanto, non so, la sera e quindi alternerò una testina all'altra. Non lo so, perché molte ragazze infatti poi lo fanno solo la sera, non lo fanno 2 volte al giorno. Quindi voglio vedere la reazione della mia pelle, se magari mi rendo conto che a lungo andare
ha bisogno di rallentare la frequenza della detersione col cladisonic. Quindi, nel caso vedessi questo, a quel punto allora farò magari solo la sera, lo utilizzerò e magari alternando un giorno questa, un giorno questa, un giorno questa, un giorno questa, per utilizzarle tutte e due. Le testine, come sapete, vanno sostituite ogni 3 mesi per, diciamo, una migliore efficacia delle spazzole, diciamo così. Quindi andrebbero cambiate ogni 3 mesi. Le testine di ricambio le trovate in queste confezioncine qui, piccoline, eccole qui. E una cosa, anzi, che non vi ho detto, è che è la durata dei lavaggi. Ecco, me l'avevo dimenticato perché tante cose poi mi vengono in mente dopo. Quando voi lo accendete, a parte che fa un rumore e lo potete anche stoppare, quindi sospendere per un tot di tempo. E poi lui a un certo punto, siccome diciamo un ciclo di lavaggio completo che consiglia il Clayson, che dura 1 minuto, suddivide questa routine, diciamo di 1 minuto, in 20 secondi, 20 secondi, 10 e 10. Ora ve lo spiego perché. Voi dovete partire dalla fronte e quindi con movimenti circolari, non troppo cioè non premendo troppo perché comunque non è efficace, ma comunque con una pressione leggera, con piccoli movimenti circolari, lui calcola 20 secondi. Dopo 20 secondi vibra leggermente e dovete cambiare zona e fare naso e mento sempre per altri 20 secondi, quindi andare lì. A quel punto vi gestite voi un po', andate al naso, poi subito al mento, poi ripassate al naso. Passati 20 secondi, rivibra di nuovo. A quel punto dovete fare una guancia, però il tempo che calcolerà il Clayson sarà di 10 secondi, perché divide 10 secondi una guancia e 10 secondi l'altra. Quindi andate 10 secondi con movimenti circolari a detergere la guancia. Dopo 10 secondi vibra di nuovo. Indica che dovete passare all'altra guancia, quindi con movimenti circolari andate sull'altra guancia e poi a quel punto lì, dopo 10 secondi, si ferma. Ecco la cosa che mi ero dimenticata. Quindi 20 secondi, 20 secondi, 10 e 10, 60 secondi, 1 minuto, che è il tempo stimato per una perfetta detersione con il Clarisonic, quindi che la ditta ha stimato come più giusto per una corretta appunto detersione. Quindi io mi sono trovata bene, ragazze. Fateci un pensierino, fatelo magari appunto regalare. È davvero un bell'oggetto. Io è veramente efficace. Ecco, sentite proprio una pulizia profonda. A parte che è una coccola che sembra di essere una spa, come se vi facessero proprio un massaggio, soprattutto anche la mattina. Cioè, la mattina perché vi svegliate è proprio una coccola, un massaggio che vi viene fatto che vi risveglia la pelle e ve la rende luminosa soprattutto con questo qui. Le testine ci sono di varie tipologie, quindi potete scegliere fra 2 miliardi di testine, quindi ci sono di tutti i tipi. E poi la sera perché comunque è proprio come se voi vi ripuliste completamente la pelle, cioè la sentite dopo una giornata che siete stati fuori col trucco e tutto, avete bisogno di una pulizia ben approfondita per togliere tutte le schifezze, tra virgolette, che comunque sia la nostra pelle assorbe come una spugna. Quindi io ve lo consiglio. Ci sono tantissime testine, ci sono quelle per pori dilatati, ci sono le cashmere addirittura che sono le ultime, però sono veramente talmente, cioè, leggere che è più un massaggio che una pulizia. Ci sono quelle per pelli normali, ci sono tantissime testine. Andate sul sito, potete andare sul sito Sephora a guardare, potete andare sul sito originale Clarisonic, proprio del brand. E scegliere quella che fa più al caso vostro, diciamo. Comunque pensateci perché io ve lo dico, ragazze, mi sono trovata veramente bene. Non pensavo, cioè ci speravo, ma non pensavo. E devo dire che è stata una grande scoperta. E sono proprio contenta di averlo acquistato perché poi è un investimento, vi dura tantissimo. Basta sostituire semplicemente le testine e poi un dispositivo che caricate, mettete in carica e vi durerà una vita. Io, ragazze, come al solito, vi mando un bacio grande. Sì, oggi ho un'acconciatura un po' all'aeva canto, ma fa un caldo tremendo che non vi potete immaginare. Vi mando un mega bacione come sempre. Sto vedendo le iscrizioni vostre al canale, sempre in numero sempre maggiore. Io sono strafelice. All'inizio non pensavo che comunque sia aumentassero così. Ogni volta che vedo nell'email che una ragazza si è iscritta, sono strafelice perché vuol dire che sto arrivando un pochino anche a voi e spero che insomma insieme possiamo crescere tanto. Mi date un grande coraggio e io sono veramente contentissima. Per qualsiasi cosa, ragazzi, contattatemi, io lo vedete, rispondo sempre a tutte. Seguitemi anche sui miei social, su Instagram, ho una pagina
di Facebook che trovate Kia Glam and Beauty, che trovate sempre anche no, nell'info box sotto al video. Quindi seguitemi ragazzi, io vi mando un mega bacio come sempre, ci vediamo al prossimo video. Ciao ragazze!